io sono abituato, magari senza strepiti, senza andare sui giornali, ma lavorando sodo e rompendo le scatole, a portare a casa le cose che si possono avere soltanto mantenendo rapporti stretti, continui e chiari con gli enti superiori. Quindi la centralità che Abbiategrasso dovrà tornare ad avere è questa: un dialogo e un rapporto stretto e continuo con i comuni del territorio, ridiventando forse punto di riferimento, ma senza arroganza, perché se noi siamo più grandi, i comuni attorno a noi più piccoli non devono essere trattati da comuni piccoli, ma a pari dignità, e soprattutto un dialogo, un colloquio e un rapporto serio e costante con la città metropolitana e soprattutto la regione Lombardia.